dire, rappresenta la data fondativa della nostra democrazia, oltre che di ricomposizione di unità nazionale. Una data in cui il popolo e le forze alleate liberarono la nostra patria dal giogo imposto dal nazifascismo. Un popolo in armi per affermare il proprio diritto alla pace dopo la guerra voluta dal regime fascista. A pagare furono, come non mai, le popolazioni civili, contro le quali in un tragico e impressionante numero di episodi sanguinosi si scagliò la brutalità delle rappresaglie. Fu quella una crudele violenza contro l'umanità, con crimini incancellabili nel registro della storia, culminati nella Shoah. Un'esperienza terribile che sembra dimenticata in queste settimane da chi manifesta disinteresse per le sorti e la libertà delle persone, accantonando valori comuni su cui si era faticosamente costruita negli ultimi decenni la pacifica convivenza tra popoli. Abbiamo assistito in queste settimane con un profondo senso di angoscia a scene di violenza su civili, anziani, donne e bambini, all'uso di armi che devastano senza discrimine, senza alcuna pietà. L'attacco violento della Federazione Russa al popolo ucraino non ha alcuna giustificazione. Come emerso dalle parole del ministro Guerini poc'anzi, la pretesa di dominare un altro popolo, di invadere uno Stato indipendente, ci riporta alle pagine più buie dell'imperialismo e del colonialismo. L'incendio appiccato alle regole della comunità internazionale appare devastante, destinato a propagare i suoi effetti se non si riuscisse a fermarlo subito, scongiurando il pericolo del moltiplicarsi dalla stessa parte di avventure belliche di cui sarebbe difficile contenere i confini. Per tutte queste ragioni, la solidarietà che va espressa e praticata nei confronti dell'Ucraina deve essere ferma e coesa. È possibile che questo comporti alcuni sacrifici, ma questi avrebbero portata di gran lunga inferiore rispetto a quelli che sarebbe inevitabile subire se quella deriva di aggressività bellica non venisse fermata subito. Dal nostro 25 aprile, nella ricorrenza della data che mise fine alle ostilità sul nostro territorio, viene un appello alla pace. Alla pace, non ad arrendersi di fronte alla prepotenza, a praticare il coraggio di una de-escalation della violenza, il coraggio di interrompere le ostilità, il coraggio di ritirare le forze di invasione, il coraggio di ricostruire. La straordinaria conquista della libertà, costata sacrifici e sangue ai popoli europei e condivisa per molti decenni, non può essere né rimossa né cancellata. Sappiamo anche che la libertà non è mai acquisita una volta per sempre e che per essa occorre sapersi impegnare senza riserva. Vale ovunque, in Europa, in Italia. Il convinto e incondizionato rifiuto ad ogni sopraffazione totalitaria, unitamente alla consapevolezza dell'importanza della democrazia, all'affermazione coraggiosa ed intransigente per rispetto della dignità umana, al rifiuto di ogni razzismo, alla fedeltà ai propri ideali, sono i valori che ci sono stati affidati dalla liberazione e che avvertiamo di dover trasmettere ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai giovani europei, perché si scongiuri l'atrocità inescusabile della guerra. È un compito che ben conoscono le associazioni che tutti voi rappresentate, quello di creare un collegamento tra le generazioni per assicurare continuità a quei valori, perché il ricordo e l'esempio non
non vengano cancellati con il passare del tempo o da improvvisate ricostruzioni che sovrappongono pregiudizi ai fatti. Lottare contro la sopraffazione in aperta violazione del diritto internazionale, scongiurare molti ulteriori e sofferenze ulteriori di un popolo aggredito, è una causa comune che ci interpella e ci vede impegnati. Riflettere sul valore dei diritti dell'uomo, primo fra tutti quello di poter vivere in pace, è il forte messaggio che ci ha consegnato la Resistenza. Viva la liberazione, viva la Repubblica, viva l'Italia. Queste parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 25 aprile, 77° anniversario della liberazione, ci trasmettono molto, ci trasmettono e ci ricordano i valori profondi della Resistenza, i valori della nostra Costituzione, ci ricordano oggi come non mai quanto la pace, la democrazia e la libertà dell'individuo non siano valori acquisiti per sempre, ma ci impegnino tutti noi ogni giorno a ricordarne il valore e a conquistarne la propria solidità nelle nostre azioni quotidiane e nelle sensibilità che intendiamo esaltare anche con questi importanti momenti. Saluto con piacere e con onore le sorelle Teresa, Paola e Giuseppe Piazza, figlie di Giuseppe Piazza Saetta, morto qui il 26/4/1945, un giorno dopo la fine della guerra. I familiari di Enrico Corazza, i familiari di Dionisio Masut, i familiari di Renato Rivolto, proprio per ricordare questo che è stato un altro luogo di crimine nazifascista. Saluto gli assessori, consiglieri comunali presenti, consiglieri regionali, tutte le autorità militari, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, le associazioni combattentistiche d'armi, i nostri alpini, l'AMPI con i nostri partigiani, Dino Candusso, Antonio Piasentini. Le scuole, i nostri ragazzi qua presenti, l'Istituto Comprensivo delle Filandiere del Sarpi, la Filarmonica, tutte le associazioni presenti che oggi ci onorano della presenza e ci accompagnano in questo momento importante. Un grazie di cuore a tutti i nostri dipendenti comunali, al dottor Garlatti, alla Polizia Locale, che ci hanno permesso l'organizzazione dell'evento. Un momento per noi veramente importante. Ieri abbiamo partecipato come amministrazione comunale insieme ad altri amici sanvitesi alla marcia Perugia-Assisi. Abbiamo ricordato insieme a tante altre amministrazioni comunali come questo momento sia veramente importante, come tutti noi dobbiamo sforzarci sempre di più di chiedere la pace, di chiedere la pace per il conflitto russo-ucraino e per tutte le guerre del mondo. E le istituzioni, come hanno già avuto modo di dimostrare, con fermezza, con coraggio, con capacità organizzativa, si sono poste in maniera molto chiara da che parte stare e hanno garantito, insieme alle istituzioni, alla prefettura, alle istituzioni del territorio, alla questura, all'azienda sanitaria, hanno garantito la migliore accoglienza alle famiglie di profughi su questo territorio. San Vito è stato uno dei primi comuni, il primo nel Friuli Occidentale a ospitare la prima famiglia. Di questo ne andiamo veramente molto orgogliosi. Oggi celebriamo il simbolo della nostra resistenza, celebriamo una delle giornate più importanti per il nostro paese, per la nostra Costituzione. E proprio davanti ai nostri ragazzi, al nostro futuro, non dobbiamo mai abbassare la testa, dobbiamo sempre ricordare a tutti noi
quanto importante per il nostro paese e in particolare, permettetemi, per la comunità di San Vito, che ha una solida, ferma tradizione antifascista, quanto importante per noi sia il 25 aprile. Viva la Repubblica, viva la Liberazione, viva l'Italia in pace. Grazie.